Buonasera a tutti gli intervenuti per questo seminario di studi sul Cardinal Frumit nel 30° anniversario della morte. Questo seminario di studi abbiamo intitolato L'attività e il contributo teologico pastorale di Ermenegildo Frumit, arcivescovo di Firenze per la Chiesa Universale, dal Concilio Vaticano II rinnovato il codice di diritto canonico attraverso il catechismo olandese e la traduzione italiana. Presento da subito i relatori di questo seminario, mi riserverò dopo il saluto dell'arcivescovo a dire qualche nota biografica del Cardinal Frumit, ma appunto come prima cosa presento e ringraziando anche la loro disponibilità a dare il proprio contributo alla realizzazione di questo evento, i cinque relatori che sono tutti docenti della nostra Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Innanzitutto il professor Gilberto Aranci, vicepreside della facoltà, già docente per molti anni di teologia pastorale e di catechetica presso la facoltà e direttore dell'archivio storico diocesano. Professor Carlo Nardi, docente di stato ordinario di scienze patristiche presso la facoltà e anche amministratore parrocchiale di Santa Maria Quinta. Professor Angelo Pellegrini, docente di stato ordinario di teologia dogmatica e direttore della biblioteca. In diocesi svolge il servizio di amministratore parrocchiale di Santa Maria Quarta. Professor Stefano Barocchi, preside della Facoltà Teologica, docente stato ordinario di Sacra Scrittura e parroco anche di Santa Maria da Roma, come si vede, docenti hanno anche un impegno poi pastorale. Così il professor Andrea Rigani, docente stato ordinario di diritto canonico e penitenziere della Cattedrale Santa Maria del Fiore. Vi ringrazio ancora e prima di appunto dare qualche breve cenno biografico, introducendo il seminario, do la parola volentieri al Cardinale Arcivescovo. Un saluto doveroso in questo momento in cui noi vogliamo fare una doverosa memoria come arcidiocesi fiorentina del nostro già arcivescovo cardinale Ermenegildo Frumit, e lo facciamo a distanza di 2 mesi circa dal 30° anniversario della sua morte. E lo dobbiamo questo ricordo in quanto egli è stato un pastore fervoroso per circa 20 anni di questa arcidiocesi, in tempi sicuramente non facili e che per lui non furono privi di sofferenze. Nella memoria che la nostra arcidiocesi ha inteso ricordare con questo seminario vengono 2 caratteristiche. La prima è l'aver affidato il compito di tratteggiare alcune linee fondamentali del profilo del Cardinale Frumit, anche per liberarlo dal crescere dell'arcivescovo degli tempi dell'isolotto, offusca la sua reale e profonda identità. L'abbiamo affidato questo compito alla nostra istituzione accademica ecclesiale, la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Cioè un ricordo che, appunto perché affidato a un'istituzione accademica, ha preferito prendere la strada più severa e impegnativa, che nulla può e deve nascondere, dello scavo culturale. Questo piuttosto che aver preso una strada probabilmente più brillante, ma anche più facile e meno compromettente, quella della commemorazione encomiastica che avrebbe potuto intraprendere. La seconda caratteristica della modalità di memoria della figura del cardinale che questa sera proponiamo e che ho voluto espressamente e personalmente così caratterizzata è che essa si concentra su alcuni aspetti del suo servizio alla Chiesa Universale, aspetti meno noti e considerati nei nostri ambienti locali, ma probabilmente aspetti tra i più qualificati, non solo perché il suo impegno nella Chiesa locale non voglio diminuirlo, ma
questi aspetti del suo impegno a favore della Chiesa universale sono i più qualificanti per la collocazione del cardinale Florint nella storia della Chiesa. Già avuto modo di dire che si fa una grave ingiustizia al cardinale Florint quando lo si guarda nella ristretta prospettiva della cornice fiorentina. Egli è ben più che uno dei protagonisti delle dolorose vicende dell'isolotto, come spesso viene ricordato e qui si ferma il ricordo. Vicende di cui peraltro dovette scontare una sua sostanziale lontananza da un certo spirito fiorentino di autarchia che non diede certamente la migliore prova di sé in quelle circostanze. In altri tempi, in altri modi, mi piace questa autarchia fiorentina, ma in quelle circostanze non fu certamente un fattore positivo. Il cardinale Florint era più di un pastore costretto a misurarsi con le contestazioni delle cosiddette comunità di base. E questo spessore più profondo della personalità del nostro arcivescovo è quanto si ripromette di mostrare l'odierno seminario di studi. E sono grato ai docenti della nostra facoltà teologica che hanno raccolto il mio invito e si sono impegnati a studiare le carte, cosa gravosa, ma imprescindibile per la vera conoscenza del passato, quindi non la raccoglie sentimenti o degli apprezzamenti, ma le carte. A favorire infatti l'incontro di oggi sulla figura del cardinale Emerigito Florint, arcivescovo di Firenze, nel 30° anniversario della sua morte, del ricordo, l'anniversario dell'8 dicembre, il libro di 8 dicembre, dell'85, è stato il recente riordino dell'archivio delle sue carte conciliari, grazie a tutti, nostro archivista, cioè quelle che riguardano la sua partecipazione al Concilio Vaticano II. Alla luce di questa circostanza, il riordino delle carte, la diocesi e la facoltà teologica hanno voluto organizzare questo seminario di studi che poi, oltre all'attività conciliare del cardinale Florint, si è allargato ad altri contributi che gli ha offerti in ambito biblico, teologico e pastorale alla Chiesa italiana e quella universale. Anzitutto il coordinamento della traduzione della Bibbia nella lingua italiana per l'uso liturgico, la Bibbia che fu promulgata nel 1972, in contemporanea, possiamo dire, pochi mesi di distanza, arrivò a Roma un altro fiorentino importante, Monsignor Enrico Bartoletti, come segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, che appunto aveva commissionato al cardinale Florint il coordinamento della traduzione in italiano della Bibbia per l'uso liturgico. Mi piace ricordare che questo tema della traduzione in italiano della Bibbia incrocia in diversi modi l'arcivescovo fiorentino, perché prima di questa traduzione coordinata dal cardinale Florint, la grande traduzione italiana divulgata fino a tutto il Concilio Vaticano II in tutte le canoniche, in tutti i luoghi di studio e di lettura della Bibbia era dovuta a un arcivescovo fiorentino, anzi a un sacerdote pratese che viveva a Torino e che grazie al suo impegno per la traduzione della Bibbia fu promosso arcivescovo di Firenze, il Monsignor Antonio Martini. La traduzione del Martini fu una traduzione che l'Ottocento e la prima metà del Novecento ha dominato tutta la lettura della Bibbia in Italia e in Inghilterra. La prima vera traduzione in italiano dopo il Concilio di Trento di quelle autorizzate. E se volete, piccolo ruolo lo ha avuto anche l'attuale arcivescovo di Firenze, in quanto la nuova traduzione italiana per l'uso liturgico della Bibbia, quella che è stata edita nel 2007, e la sua fase finale è stata coordinata da me come allora segretario della Conferenza di Scuola Italiana, il lavoro per più vecchio della mia funzione di segretario generale della CEI, perché questa revisione della traduzione già coordinata da Carla Florint fu un compito che durò per 20 anni, solo che quando ormai sembrava tutto a posto, tutto per finire, pronto per essere finito, arrivò un documento della Conferenza per il culto che si chiama Liturgia Autentica, che innovò completamente i criteri di traduzione dei testi liturgici
e quindi ai testi biblici per la liturgia, soprattutto avendo di mira le nazioni anglosassone, ma poi venne a ricadere anche su di noi, per cui a partire dal 2001 si dovette ricominciare nel criterio, quasi tutto da capo. Lì appunto dal 2001 io fui segretario generale e ripresi in mano questo lavoro fino alla sua edizione nel 2007. Non sono io che ho tradotto, sia chiaro, non voglio mettere gli onori ma neanche i biasimi dell'attuale tradizione che in forza di quel documento è assai meno critica, come ho sentito titolare un giornale oggi della tradizione del cardinale Florit, e assai meno mi discorrevo, un po' più aspra, ma bisognava obbedire alla Santa Sede. Però interessante che tre traduzioni della Bibbia in questo secolo hanno incrociato tutte e tre questa realtà della Celescuale, che in questo è un po' di, come dire, di ricordi della propria vita. Bene, la traduzione della Bibbia in lingua italiana per uso liturgico, poi la revisione del catechismo della Chiesa olandese da parte della Santa Sede, i lavori per la promulgazione del nuovo codice di diritto canonico, la revisione cioè del codice del 17 che Papa Giovanni XXIII rese nota la revisione insieme proprio all'annuncio del Concilio Vaticano II nel 59, anche qui i lavori si prolungarono dal 60 fino all'83, che è nell'83 la promulgazione del nuovo codice sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, ma in mezzo c'è un lavoro di revisione che vide parte attiva, sentiremo il nostro cardinale. Gli interventi di questa sera hanno scopo di far risaltare quelle tematiche che emergono dagli interventi magisteriali, dottrinali e pastorali di colui che qui a Firenze fu da prima, come sappiamo, vescovo coadiutore del cardinale Via della Costa, poi arcivescovo di questa chiesa locale, un ecclesiastico, cardinale Florit, che con ammirabile competenza e dedizione offrì il proprio contributo di studioso e di pastore a tutta la chiesa in varie occasioni dal 59 all'81, sembra questo l'altro tempo che viene preso in considerazione. La fondamentale occasione ovviamente la sua presenza nel Concilio Vaticano II, come sentiremo. A partire dal caso d'archivio relativo all'attività del cardinale Florit nel Concilio e in altri capitoli della vita della Chiesa nazionale, italiana e universale, alcuni docenti della facoltà teologica che per primi hanno avuto modo di prendere visioni e di studiare rapidamente i contenuti, stasera daranno conto delle loro relazioni del valore dell'attività episcopale di Florit e di creare piste di ricerca storica e teologica per ulteriori studi e approfondimenti. Si inizia un approfondimento di questi aspetti della figura del cardinale. Collocando questi documenti nel contesto del rinnovamento ecclesiale vissuto nel Concilio e nel dopo Concilio, si potranno cogliere tanti possibili sviluppi di quei temi legati all'attività del vescovo, se può offrire contenuti significativi per il rinnovamento teologico, biblico e pastorale di tutta la Chiesa. Quindi sembra questa parola di rinnovamento vada sottolineata, perché di solito, ahimè, nel modo usuale di affrontare la figura del cardinale Florit, piuttosto gli aspetti conservativi della sua figura che vengono esaltati, invece lui è stato un attore fondamentale del rinnovamento, ripeto, teologico, biblico e pastorale della Chiesa nel Concilio e del dopo Concilio. Sono grato per questa iniziativa alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, special modo per il relatore di questo seminario, già nominati dal nostro vicario generale, anche perché conosco l'intenzione che questa stessa facoltà ha di non fermarsi a questo seminario, ma di proseguire con un progetto di ricerca più ampio. L'incontro di stasera risulta soltanto l'inizio, perché la facoltà proporrà docenti e dottorandi lo studio di questa documentazione per valorizzare e far conoscere la vasta opera teologica, biblica e pastorale che è Egitto Florit a favore di tutta la Chiesa. Diversi aspetti di questa attività saranno affrontati e studiati prossimamente in ambito accademico, con studi, ricerche, ulteriori incontri e convegni. Buon lavoro e da parte mia buona scuola. Grazie.
studia dapprima nel seminario diocesano di Udine, poi viene inviato a Roma e come alunno del seminario romano frequenta i corsi della Pontificia Università Lateranense, dove ottiene la laurea in teologia. Viene ordinato sacerdote nell'aprile del 1925, frequenta il Pontificio Istituto Biblico conseguendo i gradi accademici in scienze bibliche. Dal 27 al 29 svolge la sua attività pastorale a Pallanova come cappellano dell'arcipelagica e dell'ospedale locale e insieme docente di Sacra Scrittura nel seminario di Udine. Nel 1929 viene nominato docente di Sacra Scrittura presso l'Università del Laterano, dove insegnerà per molti anni, ricoprendo anche il ruolo di decano della facoltà di teologia e dal 51 al 54 anche quello di vice rettore dell'università. L'attività scientifica e culturale svolta all'interno dell'Ateneo Pontificio fu di rilievo. Diresse la collezione di monografie laterali, contribuì ad elaborare gli statuti dell'università sulla linea e secondo le norme indicate dalla Costituzione Apostolica dello Scienziarum Novus di Pio XI. Fu poi nominato consultore della Pontificia Commissione Biblica e sono questi gli anni a cui risalgono le principali pubblicazioni di Florindo, almeno nell'ambito appunto più direttamente accademico e scientifico. Il 12 luglio del 1954 viene eletto arcivescovo titolare di Geracoli di Siria e nominato coadiutore al sede a Firenze, capo del cardinale Elia Dalla Costa. 12 settembre dello stesso anno viene consacrato e il 16 ottobre fa il suo ingresso nella diocesi fiorentina. Nominato amministratore apostolico nel dicembre del 1961, alla morte di Dalla Costa, Florindo viene eletto arcivescovo il 19 marzo del 1962. Partecipa in quegli anni all'apertura del concilio, alle assisi conciliari, ma appunto su questo poi Sor Aranci ci relazionerà. Nominato cardinale il 22 febbraio del 65, viene anche costituito membro di alcune congregazioni romane, come quella dei seminari e quella per le cause dei santi. Dal 65 fa inoltre parte della commissione pontificia per la revisione del codice di diritto canonico fino al 1983, anno della sua promulgazione. Negli anni 1967-68 è membro della Commissione Cardinalizia per l'esame del Catechismo olandese e in quell'occasione auspica la stesura di un catechismo per tutta la Chiesa. Nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana fu co-presidente insieme ai cardinali Colombo e Urbani dal 65 al 66, strutturando la Costituzione stessa della CEI mettendo in appunto lo Statuto. Sempre nell'ambito della CEI, ha diretto dal 65 al 72 l'opera della Promozione Ufficiale della Bibbia in lingua italiana, come veniva adesso ricordato. Nel settembre del 1976 Florit presenta le dimissioni che diventano operative, arcivescovo di Firenze, e diventano operative il 2 giugno del 1977. Gli ultimi anni poi Florit vive in un clima di silenzio e di preghiera. Morì a Firenze l'8 dicembre 1985. Ecco, questo qualche spunto di annotazioni biografiche, ma ora entriamo direttamente nel cuore del nostro seminario di studio, dando la parola al professor Gilberto Aranci, che terrà una relazione dal titolo Emeregito Florin, padre conciliare 1959-1965, la memoria del suo arrivo. Questo Trigani ci ha aperto uno squarcio rispetto a un terreno su cui Florit, biblista e teologo, non immediatamente si pensava avesse avuto occasione di intervenire e collaborare, invece quanto la relazione che questo Trigani ci ha esposto ci fa vedere proprio una feconda attività anche in questo ambito così importante per la vita della Chiesa. Siamo giunti al termine del nostro seminario di studio che, come diceva anche il cardinale all'inizio, è voluto essere il primo step di, speriamo, numerose iniziative sia di ricerca sia anche di
situazione e potranno essere permesse per approfondire ancora l'opera teologico pastorale del cardinale Don Egidio. Colgo l'occasione per nuovamente ringraziare la facoltà teologica, in particolare i relatori di stasera, per il contributo che ci hanno offerto. Saluto e ringrazio anche per la presenza il Monsignor Paolo Di Storia, segretario del Cardinale Rit e i familiari della CESU. Ringrazio tutti voi qui presenti e dandoci una rivederci ad alcune prossime occasioni per riprendere in mano ancora questa figura che così con profondità ha saputo lasciare un segno nella nostra diocesi, ma ancora di più comunque insieme alla Chiesa Universale nella sua opera, appunto, che abbiamo visto essere così decisiva per il Concilio Vaticano II, per la revisione del codice di diritto e anche